Allora, prosegue il nostro viaggio a Damanhur alla scoperta di un'altra peculiare caratteristica di questa comunità, questa ricerca che si sviluppa attorno alla musica delle piante. Dove ci troviamo e che cosa stiamo vedendo in questo momento? Qui siamo nel bosco di Damanhur, che noi chiamiamo Bosco Sacro. Siamo in una casetta qui costruita appunto nel bosco, dove noi viviamo già da alcuni anni, sperimentando una vita più a contatto con la natura, con gli alberi. E qui abbiamo un piccolo laboratorio di elettronica dove si producono degli apparecchi che studiano le reazioni delle piante a quelli che possono essere gli stimoli ambientali e alle cose che le piante possono imparare nel tempo. Uno studio, diciamo, che ha radici molto profonde in Damanhur fin dall'inizio, negli anni 70-80. Si è cominciato con queste ricerche per dimostrare che le piante, per studiare e poi dimostrare se le piante hanno una loro sensibilità, una loro capacità di percepire gli avvenimenti intorno a sé e come possono reagire. Si basa su un principio molto semplice che si chiama di biofeedback, cioè ogni essere vivente ha un'attività elettrica collegata con il suo stato di salute, con le emozioni, con il momento della giornata. Si partì a suo tempo, nel 75, con apparecchi tarati sul corpo umano, quindi studiare quella che è l'attività elettrica sulla pelle e studiare quelle che sono le reazioni un po' inconsce dell'individuo. A un certo punto venne questa idea di provare a usare un sistema simile per studiare le reazioni delle piante. In questo caso vediamo in questo momento un'applicazione appunto che è la musica delle piante, dove c'è un'apparecchia. In questo momento produciamo qui nel bosco, in questo luogo, che legge quelli che sono i segnali elettrici che la pianta può mandare. C'è un elettrodo qui su una foglia, questo rosso sulla foglia, si vede che appunto staccandolo si interrompe la musica, quindi quello che ascoltiamo adesso è una performance dal vivo di questo ciclamino, mentre un altro va nel terreno, se lo troviamo, comunque nella terra c'è un altro elettrodo che va a contatto con la terra umida, con le radici, quindi si crea un circuito chiuso. L'apparecchio legge le differenze di potenziale tra la foglia e la radice, viene tradotto questo segnale, che è un segnale analogico quindi un segnale continuo, viene tradotto in un segnale digitale, un codice MIDI si chiama, che è un codice musicale, che viene inviato a un generatore di suoni, dove noi scegliamo che strumento far suonare la pianta, che tipo di timbro far suonare. E la pianta appunto, attraverso le sue variazioni di stato elettrico, genera queste note, questi suoni. La cosa interessante è che la pianta all'inizio non è capace di... non ha tante variazioni, ma diciamo che ha delle reazioni un po' occasionali, random, a certi tipi di stimoli. Si è fatto tanti anni fa un esperimento di insegnare alle piante a suonare, dove sono poste le piante in un ambiente, una stanza con della musica, principalmente musica classica, melodica. In particolare abbiamo scoperto che sono molto sensibili a Mozart, sono molto contenti di ascoltare certi tipi di suoni. E dopo un tempo di circa una settimana, 10 giorni, la pianta, facendo anche delle meditazioni, dei contatti, parlare con la pianta, a un certo punto la pianta ha collegato i suoni che poteva sentire con se stessa e improvvisamente, come se un bambino imparasse a parlare, comincia a cambiare molto più costantemente e frequentemente il suo stato elettrico per sentire i suoni, perché la musica di fatto alle piante piace molto, crescono meglio. Ci sono stati recentemente degli studi dove si è visto che il vino è più buono se le piante ascoltano la musica. Le mucche fanno più latte, la musica è come se fosse una sorta di nutriente aggiuntivo per gli esseri viventi, possiamo dire. Le piante quindi a questo punto, quando scoprono che possono fare musica da soli, diventano piante musiciste, noi diciamo diventano piante musiciste, e hanno queste variazioni costanti, continue del loro stato elettrico.
per ascoltare la musica, e da qui con più piante in contemporanea facciamo i concerti delle piante, dei veri e propri concerti di piante, alberi, di tutti i tipi. Lei ha accennato anche a degli studi di settore, abbiamo visto anche l'interessamento di università, di docenti universitari su questo particolare tipo di disciplina. Sono collegamenti con l'Università di Firenze, con Vienna, con Stoccolma, con Miami, insomma vari, in realtà sono vari gruppi che studiano questo campo di quello che si chiama neurofisiologia vegetale, in particolare anche a Torino c'è un istituto apposito, dove con vari tipi di analisi si cerca di capire come le piante reagiscono all'ambiente, alle variazioni dell'ambiente, quindi è un campo di ricerca molto intenso in questo momento. Possiamo dire che questa può essere definita la dimostrazione concreta che comunque c'è una coscienza sensibile anche in altri aspetti della vita, non solo diciamo legata appunto agli esseri animali, ma anche nel mondo vegetale. Ma secondo quello che è la nostra esperienza empirica, si vede che le piante hanno proprio un grande collegamento con quello che è la vita. Per esempio sono molto sensibili all'interruzione di vita. Se qualcuno mangia delle foglie di insalata davanti a una pianta o si uccide le mosche, le piante vanno, diciamo noi, in uno stato di shock e interrompono qualunque tipo di segnale. E quello che noi possiamo, come dire, dedurre da questo è che c'è un collegamento maggiore tra gli esseri viventi, dove le piante sono, secondo noi, più a contatto con la realtà maggiore, quindi percepiscono istantaneamente le interruzioni di vita, quindi hanno una loro forma di coscienza, di contatto con la realtà, che è probabilmente anche più ampia della nostra, su livelli diversi dai nostri. Non c'è solo un aspetto di carattere scientifico, di ricerca, ma anche un livello artistico, cioè la ricerca appunto di trasformare questo tipo di sperimentazione in una vera e propria esibizione estetica, no? Rapporto con le piante. Sì, sì, di fatto noi facciamo i concerti delle piante, proprio qui in questo bosco, facciamo dei concerti principalmente ovviamente in estate, dove facciamo suonare anche i castagni, le querce, le betulle, i frassini, i ciclamini, qualunque tipo di pianta, creando poi dei terzetti, dei quintetti molto originali, dove si vede che queste piante poi trovano la loro armonizzazione e generano dei suoni effettivamente molto originali, molto particolari, che abbiamo scoperto tra l'altro sono molto utili. Alcune persone poi utilizzano questi CD registrati per aiutare le piante a crescere, perché si vede che comunque in qualche modo questa musica, anche a distanza di spazio, la musica ha un'azione positiva sulle piante che crescono meglio. Alcune addirittura utilizzano questa musica per aiutare le persone a trovare uno stato di relax. Sono studi che abbiamo fatto, alcuni amici in Australia hanno fatto, le persone che abitualmente fanno uso di calmanti, specialmente persone anziane, hanno scoperto che ascoltando la musica delle piante hanno ridotto tantissimo anche i farmaci da prendere. Ci sono tantissimi campi di applicazione. Cioè. Ed è sicuramente un rapporto diverso rispetto a chi considera, insomma, il mondo vegetale come un semplice oggetto da manipolare. Tendenzialmente chi ascolta le piante suonare cambia la sua visione della vita, perché pensa appunto che non sono più oggetti quelli che stanno intorno a noi, ma sono creature viventi che magari stanno cantando a modo loro, ma noi non siamo capaci di sentirlo. La musica delle piante è un modo per renderlo evidente a tutti. Ecco, stiamo raccogliendo anche dei commenti, tra virgolette, della propria esperienza personale qui a Damanhur. Posso chiederle in particolare come è nato il suo rapporto con la comunità e come si è sviluppato nel corso degli anni? Dunque, io abito adesso a Damanhur da circa 28 anni. Sono nato in Sicilia, ho conosciuto Damanhur in una conferenza pubblica che fecero allora nell'83 e da allora poi sono venuto qui a conoscere meglio la comunità e dopo poco mi sono trasferito a vivere qui. Sono laureato in biologia e mi occupo di informatica, per cui la musica delle piante è stata una sorta di applicazione di sintesi di queste due specializzazioni perfetta. Poi chiaramente mi piace la musica, quindi è stata una condizione che si calza a pennello.